continua la lotta a tre nel girone C di prima categoria. Lotta a tre che vede coinvolti le città di Guardavalle, vittorioso per 1-0 sul L'Oreal a Montepone, e Real Pizzo che va a sbancare Taverna 4-2 sul Don Pino Donato, proprio a dimostrazione che questa squadra di Taverna è una gran bella realtà, ma che negli scontri diretti subisce abbastanza, tant'è vero che è una squadra, abbiamo sempre detto, che vince 9 partite, ne pareggia una sola in tutto il campionato e ne perde ben 8, quindi non ben trova la via di mezzo la squadra di Taverna, per cui probabilmente con questa sconfitta rischia di essere tagliata fuori dalla lotta per le primissime posizioni, non tanto forse per i playoff finali, anche perché sono 6 punti di distacco dalla quinta, e quella più Scopio che anche esso si sta un po' piano piano allontanando, anche oggi in virtù del riposo che era previsto per la partita di oggi, perché per la giornata di oggi, ma fatto sta che anche quello che abbiamo visto noi a Montepone non ci è sembrata una grandissima squadra, anche per il fatto che subisce diversi gol. Comunque, tornando al discorso che facevamo delle prime tre della classe, abbiamo detto di Guardavalle, abbiamo detto di Real Pizzo, l'altra squadra è il Real Pargheria. Real Pargheria che vince la sua partita in trasferta contro il Martelletto Settigiano e probabilmente potrebbe essere la più avvantaggiata dalle tre, in quanto è l'unica squadra che fino adesso ha riposato, quindi ci potrebbe essere un potenziale turno favorevole appunto per la squadra di Pargheria nei confronti di Guardavalle e Real Pizzo. E la zona alta, altissima della classifica si chiude un pochettino con la Promo Sport Lamezia, che adesso scavalca il Piscopio con la vittoria esterna contro la Rosarnese e quindi si porta al quarto posto a 35 punti. Per il resto del campionato dobbiamo segnalare la vittoria della Città di Soverato 2-0 contro la Rombiolese. La squadra soveratese sta facendo il proprio dovere, particolarmente contro le squadre della sua portata, diciamo questo, anche se probabilmente potrebbe aspirare a qualcosa di più, ma ormai credo che per quanto riguarda la squadra del presidente Mancini e di Ettore Menniti si possa parlare di un onorevole campionato, un nuovo onorevole campionato, visto che la squadra è nuova per questo campionato, avendo preso il titolo del Gasperini ed essersi unificato appunto con il Badalato. Comunque vedremo quello che potrà succedere, per adesso si attesta in quella che potrebbe essere la zona cuscinetto tra le prime della classe e le squadre che invece lottano per la zona bassissima della classifica. Zona bassa della classifica che oggi ha visto delle partite importanti tra la Prasar e il Real Mileto, ha vinto la squadra di casa 3-2, e tra Comprensorio, Corace e Borgia, in questo caso ha vinto la squadra in trasferta, quella del Borgia, 4-3, risultato finale che comporta l'ultima posizione in classifica per il Comprensorio Corace, e il fatto che il Borgia va ad affiancare il Martelletto Settigiano a 18 punti e si porta appunto a 2 punti dalla Rosarnese, che sarebbe la squadra fuori dalla zona play-out. Però anche qui probabilmente ci potrebbero intercorrere i 10 punti, comunque sarebbe presto per parlarne e ne vedremo quello che succederà poi nel finale, nel prosieguo del campionato. Per ora godiamoci questa lotta al vertice.